Buongiorno a Silvia Piccinini, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. Allora, una regione plastic free è un obiettivo realistico, considerando qual è lo stato delle cose? La plastica sta dappertutto. Sì, allora dico due cose in premessa, perché spesso non si ha l'esatta percezione di ciò di cui si sta parlando. Cioè, quello della diffusione, ma soprattutto della dispersione, no, della plastica, è il secondo problema globale per importanza dopo i cambiamenti climatici. Ovvio, gli interessi in campo, lo sappiamo, sono diversi, però è indiscutibile che serve intervenire oggi e serve anche farlo con coraggio. Gli effetti positivi sono molteplici, sia dal punto di vista ambientale, ovviamente. La plastica si degrada in centinaia di anni e solo meno della metà di quella immessa sul mercato viene avviata purtroppo a riciclo, quindi l'altra parte va in discarica o addirittura all'incenerimento. Si brucia e produce diossina. Esatto, esatto. In più ci sono effetti positivi sulla salute, perché sappiamo che soprattutto le microplastiche, che sono quelle plastiche che sono invisibili addirittura all'occhio umano, se vengono mangiati per esempio dai pesci, poi finiscono sui nostri piatti ed entrano nella catena alimentare. Sulla plastic tax dico due cose. Intanto, 8 anni fa, se vi ricordate, sono stati messi al bando i famosi sacchetti di plastica. Sembrava dovesse cadere il mondo, e in realtà non è stato così. Non solo, le nuove norme europee proprio in materia di plastica monouso mettono al bando già a partire dal 2021 molti dei prodotti che sono in plastica monouso. Allora, quello che dico è che il principio della sostenibilità ambientale va perseguito concretamente e non a parole. Quello che si dice ancora troppo poco rispetto alla legge nazionale per rispondere anche in qualche modo alle obiezioni che vengono e sono legittime del discredito, no, del packaging dell'Emilia Romagna, è che appunto all'interno della manovra di bilancio sono previste forme di aiuto per chi decide di investire nella trasformazione tecnologica dei propri impianti verso produzioni di materiali che siano ambientalmente sostenibili, e questo aiuto viene dato sotto forma di credito d'imposta. Sì, al 10%. Allora, oggi tra l'altro io dico, sì, la interrompo perché così do anche questa informazione, sì, il ministro Sergio Costa ha rilasciato una serie di interviste, il ministro dell'Ambiente, dove ha detto si potrebbe anche pensare di aumentare quel credito d'imposta oppure prevedere altri incentivi. Quindi la partita è aperta e il ministro dell'Ambiente è disponibile, come dire, a aiutare maggiormente le aziende per spingere verso la riconversione. Però lei Piccinini sulla plastic tax dice il principio è giusto. Il principio è giusto, io credo però che si possano fare entrambe le cose, cioè sia la svolta green, sia in qualche modo rendere diciamo la regione plastic free, andando verso produzioni più sostenibili senza però penalizzare le imprese. Quello che serve è accompagnarle nella transizione. Io credo che sia non solo fattibile, ma sia un obiettivo da raggiungere oggi, perché oggettivamente siamo già in ritardo. Aggiungo un'altra cosa, giustamente Costa diceva se la misura nazionale non basta, facciamo di più. Noi a livello regionale stiamo chiedendo di integrare questi incentivi, se necessario, con fondi regionali, perché in gioco, lo sappiamo tutti, c'è il futuro, insomma, come dire, il nostro pianeta e dei nostri figli, ed è il motivo per cui noi ieri in assemblea legislativa abbiamo presentato e depositato un progetto di legge che prevede diverse misure. Ne elenco solo alcune a titolo di esempio. Sì, per esempio gli incentivi per chi organizza eventi e sagre con prodotti riciclabili, importantissimo il sostegno alla ricerca, che riteniamo debba essere fatto insieme allo Stato e all'Unione Europea, ricerca su materiali alternativi che siano sostenibili, ovviamente alternativi alla plastica, ma soprattutto anche diciamo aiuti per la diffusione di quei negozi che vendono prodotti sfusi o alla spina, partendo però tutto questo ovviamente dalle istituzioni, che devono dare un buon esempio, e quindi partendo proprio dalle sedi regionali che devono bandire la plastica, e questo è il primo passo, come dire, anche culturale verso un'attenzione verso il futuro e alle nuove generazioni. Io credo che questo sia un obiettivo che interessa non solo i cittadini, ma davvero anche le imprese che operano nel nostro territorio. Si tratta semplicemente di trovare la quadratura del cerchio e accompagnare tutti verso una tutela più spinta, insomma, del nostro ambiente, del nostro futuro e dei nostri figli. Ecco, anche per quanto riguarda la questione dei negozi, voi lì proponete di tagliare l'IRAP, quindi l'imposta, esatto, regionale sulle attività produttive. Esatto, potrebbe essere anche questa una misura per incentivare appunto questi che sono negozi che non utilizzano la plastica, non utilizzano imballaggi,
proprio per l'obiettivo è quello di, insomma, di rendere la nostra regione, come dire, plastic free, e questa potrebbe essere un'ulteriore misura per andare in questo senso, incentivare anche il cittadino, che è il consumatore finale, a fare scelte diverse, ecco, e più sostenibili. Sono provvedimenti che questi, insomma, se diventeranno, se saranno approvati, se saranno votati anche dal centro-sinistra, e, entreranno in vigore quando, secondo la vostra visione? Quando dovrebbero, allora, partire? Noi abbiamo depositato un progetto di legge, abbiamo la prossima assemblea si terrà prima della fine di questo mese, verterà soprattutto sul bilancio, quindi l'idea è, se non riusciamo ad approvare il progetto di legge perché ha dei tempi un po' più lunghi, prendere le misure contenute in questo PDL e trasformarle in emendamenti per il bilancio, quindi entro la fine del mese, se ci sarà accoglimento di queste nostre proposte, diventeranno, insomma, realtà in poco tempo, ecco.